Buongiorno cari amici, sono Doris Briglio, sono le 7 meno 10 meno un quarto e di buon mattino prima di andare a lavorare in ufficio, perché io ho un mio lavoro, non vivo di espedienti, per cui vorrei rispondere a qualche domanda per quanto riguarda a qualche domanda, a qualche fra virgolette insulto da parte di chi conosce solo quello per interfacciarsi, per interagire, per confrontarsi, anzi il confronto non lo conoscono completamente. Per quanto riguarda il video della 220 su tutto l'impianto del camper, la mia, voglio chiarire, come tutte le altre cose, è solo un'idea. L'ho spiegato da una persona neofita che comunque non vuole spendere dei soldi e vuole creare un accessorio da poter non lasciare fisso in un camper, te lo porti quando cambi camper. Se non va bene, come ho detto, se è un professionista, lo vuole migliorare e lo ponga un'idea di migliorie, non si ponga come alcuni, meno male sono pochi, e a questi è diretto questo mio piccolo video, di porre in essere le critiche in maniera costruttiva e non offensiva, perché le offese stanno a chi le fa, non certo a chi le riceve. Detto questo, vorrei due cose chiarire. Primo, ho dimenticato nella foga di fare il video di chiarire che io il frigo lo metto a gas, lo posiziono a gas, e secondo che disattivo il caricabatteria, e questo è stata la mia dimenticanza. Ancora prima devo dire che già l'ho detto, lo voglio reiterare, che io comunque quando uso questo accessorio lo uso in maniera sporadica. Finisco di usare il frullatore, va bene, e lo stacco, è fatto apposta per questo, per staccarlo. Naturalmente approfitto per chiarire che non sono così imprudente e senza cervello come chi mi scrive, e scusatemi, che sarei folle o qualcun altro sarebbe folle ad attaccare una delle due spine sull'inverter, tenere l'altra in mano e dare corrente all'inverter. Scusate. Non sarò uno specialista, farò tutt'altro mestiere, però è magari vero che così imprudente non ci sono. E penso a tutti gli amici che mi seguono, non sono così, anche perché hanno visto il video e vedono che prima inseriscono le spine e poi do corrente. Tutto è opinabile, tutto è criticabile. Quello che voglio dire è che io ringrazio tutti, anche colui il quale ha scritto galera, non capendo la gravità di quello che scrive. Dire a una persona che è un tipo da galera è un'offesa, ma bisogna prima avere il grado di percezione dei termini che si usano. Ripeto, la mia è solo un'idea, migliorata, la portata avanti, è solo ai fini chiarificatori che io faccio questo video. E saluto e abbraccio tutti e ringrazio comunque tutti coloro i quali hanno posto in essere un commento, perché io così ho capito se ci sono state delle manchevolezze, ho potuto fare questo video di precisazioni, e ringrazio e abbraccio tutti ed approfitto per augurare anticipatamente un buon Natale a tutti. Ora vado a lavorare perché, come tutti voi, anch'io lavoro e non campo di espedienti. Ciao.